Camilla, duchessa di Cornovaglia, fa quello che vuole a casa ed è una donna comoda e testarda, è stato affermato. Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha notato che la coppia non ha vissuto senza polemiche, come è noto. Ma ha aggiunto che sono anime gemelle in tutti i sensi. La regina all'inizio di quest'anno ha annunciato che la duchessa diventerà regina consorte quando, nella pienezza dei tempi, il principe Carlo diventerà re. In una dichiarazione rilasciata in occasione del giubileo di platino, Sua Maestà ha dichiarato: vorrei esprimere i miei ringraziamenti a tutti voi per il vostro sostegno. Rimango eternamente grato e umiliato dalla lealtà e dall'affetto che continuate a darmi. E quando, nella pienezza dei tempi, mio figlio Carlo diventerà re, so che darai a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che hai dato a me, ed è mio sincero desiderio che, quando arriverà quel momento, Camilla sarà conosciuta come regina consorte mentre continua il suo leale servizio. Il signor Fitzwilliams ha detto che questo era un ruolo che la duchessa è più che in grado di svolgere. L'ha descritta come una donna testarda, un fatto che il principe di Galles rispetta. Il commentatore reale ha detto: ok, rivista, Camilla è oro puro per Charles. Siamo stati testimoni di grandi storie d'amore nella nostra monarchia, da Victoria and Albert alla regina e al principe Filippo. Questa relazione è stata una delle più controverse nella storia reale, ma sono anime gemelle in tutti i sensi, ha aggiunto. Equilibrano perfettamente il loro lavoro e la loro relazione. Se Charles vuole lavorare, glielo lascerà fare. E se Camilla vuole un po' di tempo da sola, ce l'avrà. Parlando della sua vita familiare, Fitzwilliams ha osservato: Camilla si gode il suo spazio al Rey Mill, è un santuario dove può fare esattamente quello che vuole, quando vuole. È una donna a proprio agio e testarda che ha la sua famiglia e Charles la rispetta. La Royal entro fine mese festeggerà il suo 75 gradi compleanno. In vista del 17 luglio, sono stati organizzati numerosi eventi per celebrare l'occasione, incluso un pranzo organizzato dalla rivista The Oldie, in cui Camilla ha elogiato gli stili di leadership della regina e del principe Filippo.